Buongiorno agli ascoltatori, Occhio al Caffè, la rassegna politicamente scorrettissima di Libero. Allora, sono tre i binari su cui si muove, diciamo, il treno dei giornali di oggi. Dice, ma che pezzo, sei incoglionito, un treno su tre binari. Momento, c'è stato un problema col chiodo, vi preoccupate dei tre binari. Preoccupiamoci del chiodo, diciamo. Allora, la manifestazione di domani a Roma, la manifestazione anti-Israele, è stata vietata, ma gli organizzatori vogliono comunque tenerla. I giornali, con poche eccezioni, tra le quali Libero, tendono a tenere bassa la questione, ma a mio avviso si tratta di un pesante errore di sottovalutazione. C'è poi un affare che riguarda non solo un quotidiano assai importante, il secondo quotidiano italiano, ma il gruppo che la possiede. Allora, Rivoluzione a Repubblica, Mario Orfeo lascerà il TG3 per andare a dirigere Repubblica, Maurizio Molinari lascia la direzione, sarà editorialista e commentatore, ma attenzione, John Elkann, come dire, lascia il suo incarico formale nel gruppo editoriale, resta proprietario, ma inevitabilmente partono anche speculazioni, ipotesi, voci, rumors su possibili alienazioni, vendite, eccetera. E direte voi, Orfeo libera il TG3, quindi chi andrà al TG3? Meglio che non ve lo dico, se no vi incazzate subito. Poi ve lo dico tra un po', quando avete preso il caffè e siete pronti, diciamo, a reggere l'impatto della sfida che si prepara tra due campioni. Ma voi lo sapete già, la Rai non si riforma, si abbatte. E il terzo tema è però il più significativo. Allora, ieri c'è stata una dichiarazione, diciamo chiaramente mal congegnata, mal espressa e probabilmente mal pensata dal ministro Giorgetti, che, sentito da Bloomberg, ora di pranzo, primissimo pomeriggio, ha detto ci vorranno sacrifici, saranno richiesti a individui, imprese grandi, medie, piccole, e la borsa è andata giù, a un certo punto oltre l'1,5, poi si è fermata a meno 1%. Inevitabilmente si è data l'idea, dice, oddio, qua arriva una supposta fiscale di quelle devastanti. Poi, a poco c'è stata una messa a punto. Il sottosegretario Freni ha detto: ma no, non sono allo studio interventi fiscali negativi, eccetera. Forza Italia si è espressa con il portavoce Nevi, dice, no, Forza Italia è contraria. E poi è arrivata una nota dello stesso ministero, dello stesso MEF, che dice: no, non sono allo studio interventi fiscali negativi, ogni altra interpretazione è errata. A essere molto benevoli, un infortunio di comunicazione; a essere malevoli, diciamo così, inizia la sessione di bilancio nella direzione di marcia sbagliata, cioè anziché aprire la discussione su chi potrà eventualmente avere un alleggerimento fiscale, ora la discussione è invece su chi rischia di avere un appesantimento fiscale, che è esattamente il contrario di quello che sarebbe auspicabile. Peraltro, ma questo non è un tema molto frequentato dai commentatori italiani oggi, andrebbe detto che c'è, a mio avviso, un errore del governo di comunicazione e di impostazione politica, ma questo errore deriva anche da un errore più grande di tutti, europeo. Ripristinare il patto di stabilità, sia pure per così dire corretto, significa essersi rimessi con la camicia troppo stretta, e dentro la camicia troppo stretta finisce sempre così. Finisce male, insomma, con la trasformazione di qualunque ministro in una specie di Fornero Piagnez. Era questo quello che speravamo? No, bisogna dirlo con franchezza. Le aperture Libero preparano gli scontri e la sinistra li coccola, marcia anti-ebraica, il corteo a Roma per celebrare le stragi del 7 ottobre è vietato, ma migliaia annunciano ci saremo, sarà come a Genova, col plauso di PD, 5 Stelle e soci. Andiamo a vedere il giornale, che dà l'idea della supposta. Una tantum, ecco chi pagherà. Il ministro Giorgetti chiede sacrifici per tutti e spaventa i mercati. Meloni seccata, poi il chiarimento nel mirino profitti delle grandi aziende. Nel mirino, già l'idea che c'è il fisco come un cecchino. Mamma mia. Poi voi sapete bene, una tantum è un'espressione latina che vuol dire una volta soltanto.
nell'interpretazione fiscale italiana diventa una ogni tanto, ma no, cioè, ma non diamo idee che qualcuno potrebbe prendere in considerazione. Non era un suggerimento, striscia luminosa, non era un suggerimento. Il tempo fa un gioco di parole, pasdaran, ma le parole, le lettere P e D sono evidenziate per dare l'idea che il problema riguarda Schlein, che infatti è raffigurata nella foto, in un fotomontaggio, dove c'è la Schlein, il Colosseo, quindi si fa capire che stiamo a Roma, e una massa di islamici in preghiera, quindi manifestazioni a favore di Hezbollah sul tempo. Andiamo a vedere come mette le cose la verità. Via la commissione Covid, subito partono le imboscate. E andiamo a vedere gli altri. Domani, caos del governo su tasse e benzina, Giorgetti chiede sacrifici per tutti. Fatto Quotidiano, esclusivo, San Giuliano chiamò Boccia, facciamo fronte comune. Allora, se la presenza di ieri sera da Formigli della Boccia non è che sia stata, diciamo, non ha detto niente, poi si rifugiava nella cosa, c'è un'inchiesta, eccetera. Qui la cosa è più gustosa dal punto di vista, diciamolo chiaramente, del cedimento politico e emotivo di un ministro che a un certo punto richiama questa signora e dice facciamo fronte comune contro, e purtroppo c'è una sbobbinatura abbastanza eloquente. È stata una buona idea fare la denuncia e quindi consentire che poi tutto sto mare de merda uscisse fuori, telefonate? A noi non pare, ma chi siamo noi per dare consigli agli strateghi? Quotidiano Nazionale, Giorgetti, in manovra sacrifici per tutti, Messaggero, Giorgetti, servono sacrifici, La Stampa, tasse sui profitti, gelo, Meloni, Giorgetti, titolo principale, petrolio dell'Iran, la minaccia di Bibi, e infine Repubblica, le tasse di Giorgetti. Naturalmente è evidente che i giornali più vicini alla sinistra hanno più facilità a sparare, i giornali di centrodestra sono più... non è una gran giornata oggi per i giornali di centrodestra, questo va detto. E cominciamo il giro proprio dalla raffica di segnalazioni iniziali, in 5 minuti uno sguardo sul Libero, editoriale di Sechi, che mette in guardia il governo da una deriva da socialismo reale e anche da una deriva di straccionismo, lo definisce così efficacemente. Dice, guarda, poi nel centrodestra gli anticorpi ci sono o ci dovrebbero essere, a sinistra non ci sono stati negli anni passati. E mi pare ben congegnata il ragionamento e anche, diciamo così, l'avviso ai naviganti. Di spalla chi vi parla? Allora, comunque la si pensi sulla manifestazione, vietare, non vietare, voi, come sapete, qui non possiamo, per evidenti ragioni di free speech, inneggiare al divieto di alcuna manifestazione. Certo, la contraddizione è tutta nel campo sinistro, perché è stata la sinistra a approvare le leggi Mancino, anzi a volere di più, a volere altre misure restrittive. Ma comunque la si pensi su questo. Non raccontateci che si tratta di una manifestazione per la pace, perché il tentativo è dire no, ma è una manifestazione per la pace. Quale manifestazione per la pace? Il testo di convocazione è per dire che il 7 ottobre è stato l'avvio di una rivoluzione. Questo è il mio commento. Ma tutto ciò è sostenuto all'interno da una serie di pezzi che vi prego di guardare con attenzione. Carioti, su quello che già gira in rete, sui siti e nelle chat degli organizzatori, facciamo come a Genova, andiamo all'ambasciata, insomma, si prepara l'intifada. Grande Gonzato, che ieri ha fatto una bella performance televisiva col grillino Ricciardi, tu ricordi quello che aveva detto l'altro giorno che l'olocausto l'aveva fatto una democrazia, e anziché chiedere scusa, sbagliare umano, perseverare, Ricciardi ha insistito, ma gliene incolse, è stato efficace Gonzalo che vi racconta questo, e vi racconta però anche come pattinino Lerner, Boldrini e tutta la comitiva di sinistra. Iacometti su Stellantis che cola picco e Tavares che pensa all'addio. Dama su tutto quello che accade nella galassia Repubblica, con Elkan che molla formalmente la guida e la sostituzione di Molinari con Orfeo. Osmetti sulla questione accise, altra vicenda poco simpatica. La tesi del governo è dobbiamo riequilibrare, poi sarà tutto in pareggio, alziamo un po' quella su diesel, abbassiamo un po' quella sulla benzina. Non è una cosa entusiasmante neanche questa, inutile, stiamo sempre nella direzione di marcia non auspicata dagli elettori. Però Osmetti fa almeno un'operazione verità, ricordando come fosse la sinistra a chiedere
interventi di questo tipo. Castro sulla giornata di Giorgetti, Muzzolone sulla preparazione di Pontida, ormai siamo all'antivigilia, Busacca, ah, Busacca delizioso, vi darà in una giornata che non vi dà soddisfazione, ve le dà Busacca, perché il libro della Schlein, che è uscito ieri mattina, 10 settembre, è al 2824esimo posto su Amazon. Diciamo, non l'hanno vista arrivare in libreria, però questo non vuol dire che no, la qualità del libro è invece eccelsa. E Storace sulla sinistra e i migranti, molto male. Renzi che sfida Conte, dice ah, io in Emilia ci sarò lo stesso. Bolloli su Russo, audito in antimafia e scarica Laudati e Striano. Mentre Jacobazzi su Cafiero che ora, essendo imbullonato in antimafia, si occuperà anche della questione ultras. Quindi avremo Cafiero De Raho che anziché rispondere di quello che accadde sotto la sua direzione, la procura antimafia, si occuperà anche di quest'altra vicenda, come tutta la commissione. Giorgia Petani, ah, troppo divertente, il primo cittadino di Pestum arrestato, il fedelissimo, no, no, non divertente l'arresto, noi non ci mancherebbe altro, siamo dei garantisti, non c'è mai da festeggiare. Il personaggio però è un po' pittoresco, vi ricordate la cosa delle fritture, eccetera, e ci sono accuse nei confronti del sindaco. Cicchitto sull'Occidente che deve scuotersi, Senaldi sulla orrida battuta di questo Morra, il grillino, eccetera, dice ma Bucci è malato, è come la Santelli, eccetera, bravo, bell'incoraggiamento ai malati oncologici dicendo voi dovete solo morire e aspettare la morte, laddove Bucci è energico ed è stato soprattutto trasparente con gli elettori sul suo stato di salute, ma che roba è, che inciviltà sei? Molteni e Longoni sulla situazione bellica, Israele, Libano, Iran. Nicolato su una storia, ecco, questa apre il cuore. Israele sa favorire la luce e non il buio. È stata liberata una schiava di Hamas, una ragazza che vi ricordate era stata rapita, schiava bambina, è stata ieri liberata con un'operazione speciale. Queste e molte altre le cose che trovate oggi su Libero. Ricominciamo il giro, l'affaire Giorgetti. Ah, anche Meloni, lo capiamo bene, non è rimasta contenta o è stata presa in contropiede da questa uscita maldestra del ministro. Ad Alberto Signore, pagina 2 del giornale. Non è un caso che pur evitando dichiarazioni pubbliche in Fratelli d'Italia non nascondano una certa perplessità sulla scelta di Giorgetti di avventurarsi su un tema tanto scivoloso a borsa aperta, mentre in Lega sono fin anche contrariati per un'uscita che inevitabilmente può far supporre che siano in arrivo nuove tasse. Non è un caso che sia proprio un leghista, il sottosegretario Freni, a cercare per primo di mettere una pezza. Intercettato in transatlantico, spiega che le nuove tasse non fanno parte del DNA di questo governo e invita a evitare boutade. Poi fa l'esegesi delle parole di Giorgetti, quando dice che tutti dovranno contribuire, dice una cosa scontata, tutti devono pagare le tasse, una precisazione che a Palazzo Chigi non ritengono sufficiente a stoppare polemiche, tanto che nel tardo pomeriggio è una nota del Ministero dell'Economia a far sapere che, virgolette, non è allo studio nessuna nuova tassazione per gli individui. E poi il giornale evoca le dichiarazioni di Forza Italia, Nevi, c'è anche un'intervista alla Morati, insomma sembra esserci, ecco, diciamo, se Forza Italia, anziché parlare di Ius Scholae, facesse un po' di battaglia sui temi fiscali, sarebbe una buona notizia. Il nervosismo di Meloni è un elemento che torna, retroscena di Malfetano sul Messaggero e retroscena della Stampa, pagina 2, le parole di Giorgetti fanno arrabbiare la Premier, Francesco Spini, naturalmente però i giornali di centrosinistra inzuppano il pane, giornata buona per loro, Stampa, pagina 3, resa dei conti, scrivono Lombardo e Monticelli, tensioni nel governo, Meloni sconfessa la linea del ministro, la Lega cerca di ricucire lo strappo, l'ira di Fratelli d'Italia, così perdiamo consenso. È però molto interessante, a me pare, il pezzo che fa Camilla Conti a pagina 7 della Verità. Naturalmente questo è uno dei casi, succede in tutte le migliori famiglie, in cui un articolo eccellente è sfregiato dalla titolazione, in particolare dalla titolazione in prima. Virgolette, sacrifici per tutte le aziende saranno tassati, profitti e ricavi. Titolista, ma che stai a dire?
rischi di dare la sensazione, il titolista, non l'autrice dell'articolo, che è competentissima, di non conoscere la differenza tra fatturato e utili. Qui, no. Invece però l'articolo, depurato dalla titolazione sballata, dà conto di una dichiarazione di Messina, il gran capo di Intesa, che dice: ma le imprese possono offrire consigli, come dire, non rimetteteci la tassa sugli extra profitti, ma se c'è un'esigenza di cassa possiamo trovare un modo intelligente di risolvere questa questione senza mettere in mezzo tasse scombiccherate che poi molto spesso, la storia ce lo insegna, finiscono anche per colpire bersagli differenti da quelli escogitati dai grandi strateghi che scrivono queste norme e poi o vengono sforacchiate dalla Corte Costituzionale o colpiscono bersagli sbagliati, comunque non portano mai il gettito sperato. In compenso ammazzano le borse, ammazzano la propensione alla crescita, deprimono l'elettore di centrodestra che ha votato per Benoras, però anche qui volete spiegare le cose agli strateghi, mancherebbe altro. Naturalmente invece si divertono molto quelli che hanno la mistica del sacrificio, no? Appunto retorica alla Fornero, e quindi eccolo qua, li volete i sacrifici, eccolo qua, Quotidiano Nazionale, in manovra sacrifici per tutti, aspetta, Messaggero, servono sacrifici, tutto così. E Repubblica ci sguazza, e naturalmente le tasse di Giorgetti, editoriale di Bei, un ministro due anime, il ministro Giorgetti deve avere un gemello che sale e scende dai palchi parlando a suo nome, e poi in pagina 2 Giorgetti chiede sacrifici e spaventa la borsa, cioè pagina 3 tremenda sul ministro, la furia di Meloni e Salvini, ipotesi aumento dell'IRES per chi guadagna di più, ecco, ci manca solo questo. È esattamente il contrario, cioè tu, anche la Meloni in campagna elettorale aveva detto, aveva parlato addirittura di una flat incrementale, dicendo proprio sulla parte di guadagno maggiore tua l'anno nuovo rispetto all'anno vecchio potresti avere una tassazione di favore, proprio per incoraggiare la creazione di nuova ricchezza. Va bene, è interessante la testimonianza di Roberto Perotti, ve lo ricordate? Era stato chiamato in epoca renziana, diciamo, Spending Review, tutte queste cose qua, e racconta sconsolato sulla stampa come se fece niente, la battuta finale è fin troppo divertente. Quando capì che non si sarebbe potuto fare nulla, non fu possibile tagliare nemmeno un euro delle agevolazioni fiscali in vigore a Livigno, e niente. Però Perotti è uno dei pochissimi, ecco, avevo detto prima, nessuno lo dice, no, invece bisogna sempre, nessuno lo dice, è la formula che viene in genere utilizzata rispetto agli articoli di Libero in altre rassegne, in altre cose, cioè dice nessuno scrive che, poi cioè, questa cosa mi fa impazzire, non lo scrive nessuno, vuol dire che l'ha scritto Libero, però tu non lo leggi perché lo censuri, eccetera. Invece noi qui facciamo ammenda, perché avevo detto prima non lo dice nessuno, no, lo dice il professor Perotti, bravo, sentito da Barbera sulla stampa. Con la firma del nuovo patto di stabilità alcuni hanno accusato Meloni di non aver difeso gli interessi nazionali. La verità è che non c'era molto da fare, era evidente che dopo la follia della pandemia i paesi nordici avrebbero imposto la linea del rigore. E Barbera chiede perché follia? Perché fra il 2020 e il 2021 abbiamo preso impegni di spesa per 400 miliardi di euro tra gestione Covid, recovery plan e super bonus. Il risultato è che ora non riusciamo a trovare nemmeno 5 miliardi per la spesa sanitaria. Le follie del socialismo reale post-Covid, la follia ancora peggiore del patto di stabilità con la camicia troppo stretta o in qualche caso la camicia di forza, e i risultati sono questi. Però, e qui sta la pars construens, ecco, questa oggi non l'abbiamo trovata sui giornali, ve la diciamo noi. Certo che la strada è stretta, certo che la coperta è corta, certo che le condizioni sono difficili, però sarebbe altamente auspicabile che il governo raccogliesse il suggerimento che tante volte abbiamo dato da queste parti, a voce e per iscritto, e cioè quello di un percorso a tappe di abbassamento fiscale. Non mi puoi fare un grande taglio oggi, però c'hai 3 leggi di bilancio, se vinci le elezioni ce ne hai altri 5, c'hai teoricamente un percorso di 8 interventi, dammi l'idea che anche a piccoli passi vai in direzione giusta, non in direzione errata.
La manifestazione, allora, la linea dei giornali è tenerla bassa e quindi, per esempio, ecco, prendo come uno per tutti Repubblica, il pezzo è ben concepito, Marco Carta, molto corretto, allerta per gli infiltrati, treni e caselli blindati, attese 30.000 persone nonostante il no della questura, ma il pezzo lo trovate piccino piccino, molto breve, a pagina 13. Ecco, forse anche qui sulla titolazione, gli infiltrati, come dire, sarebbe infiltrato un eventuale non violento, perché qua, diciamo, la convocazione è tutta in direzione di inneggiare ad Hamas e a Hezbollah. Israele, naturalmente, lo sapete già, il quotidiano peggiore è Avvenire, che ormai gareggia con il manifesto. Attacco al petrolio, titoli in prima. Due, aspetta, tieniti forte sulla due, hai messo le cinture. Israele non intende fermarsi, incursioni e caccia in Libano, Nasrallah accettò la tregua, quindi Nasrallah, quel gentiluomo di Nasrallah, voleva trattare, sono quegli stronzi di Gerusalemme che invece, avete capito, il mondo al contrario. Aspetta poi a pagina 3, nello scavo, l'ineffabile scavo, Teheran aspetta le bombe sul petrolio, ma l'ideologia non trascina i giovani. Quindi il regime non entusiasma i giovani iraniani. Com'è? Non trascina, non trascina. Ineffabile la Basile sul Fatto Quotidiano, Ipazia, te la ricordi, quella che prima firmava con pseudonimo? Eccola qua. E ci dice che l'Occidente, virgolette, buono vede solo il terrorismo altrui. Eccola qua, c'è più moralità nella posizione di un partito considerato terrorista che in quella del democratico occidente. Aspetta, te lo rileggo perché dice che persona, ma che te sei fatto? Sempre tè verde alla menta, ma non so invece altri. C'è più moralità nella posizione di un partito considerato terrorista che in quella del democratico occidente, così la Basile. Ma direte voi, a Basile è la Basile, e perché l'ex presidente francese Hollande, sentito dal gruppo Gedi, da Repubblica, Netanyahu non può piegare Teheran, l'Europa deve lavorare a un'intesa diplomatica. Hai capito? Bisogna fare l'intesa. Non scherza nemmeno, confusione, Cacciari, sentito dalla stampa, che fa un po' fritto misto. Il decreto sicurezza è una norma repressiva, ma dalle opposizioni silenzio assoluto, negare le piazze è liberticida, ma non si manifesta nella piazza di una strage. Conclusione, la sciagura dei due popoli sono Netanyahu e Hamas. Allora, mi metti sullo stesso piano Netanyahu e Hamas? Mannaggia, pure Cacciari ce lo siamo giocato. Ben concepito, a me pare, il pezzo di Gabriella Colarusso, inviata a Beirut, che però ci racconta della situazione in Iran. Khamenei nascosto nel bunker e potrebbe però parlare oggi alla nazione ricordando Nasrallah. Antidoto rispetto a queste brutte cose, il buon pezzo, come sempre, di Tommaso Alessandro De Filippo, siamo su Italia Oggi, che racconta la grande riscossa, il grande riscatto del Mossad, che visse il 7 ottobre con Shin Bet una giornata di debacle e invece quest'anno si è riscattato. La faccenda del cambio a Repubblica, beh, allora i giornali del gruppo Gedi sono un po' così, la tengono bassa. Sulla stampa la notizia la trovate a pagina 21 con le quattro fotine di chi entra e di chi esce. Gedi, Scanavino presidente, nuovo AD, promosso Comuzzo e poi le fotine di Orfeo che subentra, manco la foto per Molinari. Su Repubblica il richiamino in prima è piccino piccino con foto di Elkan e Scanavino, quindi come se, diciamo, al lettore di Repubblica in prima gli si dice guarda che il cambio è amministrativo, poi all'interno pezzo non grande, una notizia, pagina 22, Gedi, Scanavino, nuovo presidente, Orfeo, direttore di Repubblica. E così è spicciata la pratica, diciamo. Non ci sono approfondimenti, però naturalmente non è che si può pretendere che lo facciano Repubblica e Stampa sulle voci di alienazione che da ieri hanno ripreso a circolare. Direte voi, ma Orfeo che stava inamovibile al TG3, cioè inamovibile nel senso che la poltrona c'è sempre, noi ricordiamo tempi in cui
dei grandi scienziati del centrodestra ci dice: oh, Orfeo, grande amico, e lo misero da tutte le parti, e quello sta ancora lì in quota opposta, naturalmente. E lascio il TG3 e direte voi, vai Grillini. In pole position ci sono Carboni, che fu inviato per anni al seguito dei Grillini e poi direttore del TG1 in epoca giallo-verde, e Sanio Bonini, che ricorderete, conduttore del mattino su Rai 3. Quindi le truppe casaliniche, diciamo, risalgono. Bene, per la Rai si mette bene. Non si mette bene per San Giuliano, allora è abbastanza impressionante, diciamo, queste due pagine del Fatto Quotidiano. Pronto, ti disturbo, Maria Rosaria, come stai innanzitutto? È l'incipit della telefonata che San Giuliano rifece in extremis, par di capire, prima dell'intervista al TG1, per cercare di tamponare con quella. E quella invece è incazzatissima. Perché sei sparito? Chiede lei. Risposta: perché ero e sono in una situazione brutta. Lei è furiosa. Sai benissimo lo scoop di Dago Spia da chi è partito. Smetti di dire bugie. Quella foto o l'hai fatta partire tu o... Qui l'accusa è che c'era una foto di loro due inviata in un certo formato solo in una chat tra Boccia e San Giuliano, e dice: la Boccia è uscita quella, quindi sei tu che l'hai mandata a qualcuno che poi l'ha data a Dago Spia, vaffanculo, non capisci niente, eccetera. San Giuliano, completamente a pelle d'orso, quindi sdraiato così, cerca però di recuperare e dice: tutto questo finirebbe se noi la finiamo di parlare con il pubblico e i giornalisti e di postare cose. Ti pare che con quello che succede nel mondo, Hamas, la gente che muore in Ucraina, e noi invece di fare quadrato contro questa gente? Poi San Giuliano offre anche una mediazione psicologica. Ma insomma, non è finita bene, e la trovate tutto alle pagine 6 e 7 del Fatto. Con i Grillini vuole trattare Cuperlo, lo dice alla Stampa. Libri, allora, v'ho detto, Busacca imperdibile su la non grande performance della Schlein in libreria. Il Foglio, pezzo molto divertente di Canettieri, perché lunedì, lunedì 7 ottobre ci saranno, però insomma, hanno scelto lunedì, scendono in campo i pesi massimi. Ma chi è il nuovo Moravia? Ma chi è il nuovo Bassani? Ma chi è il nuovo Sciascia? Eccoli qua. Franceschini, con il suo romanzo Aqua e Terra, su una storia di amore femminile nella Ferrara degli anni 30, il fascismo, e Rollo di tamburi, Giovanni Grasso, capo della comunicazione del Quirinale, quindi immaginiamo tutti i quirinalisti col cappello da corazzieri. E Canettieri scrive un pezzo piuttosto divertente dicendo: ci saranno queste due presentazioni, è prevista Ressa. Va bene, ma voi sapete qual è il libro che potete prendere? Come sapete, quel libro là, di cui non ricordo l'autore, non può neanche essere recensito sui principali quotidiani, perché proprio non fa chic recensirlo, non ci si contamina, ci si... però invece ci sono delle eccezioni, bisogna ringraziare. Sul sito di Panorama è uscita una bellissima recensione, È bello e raro essere compresi, da parte di Stefano Graziosi, che ha fatto una recensione bellissima di Occidente, noi e loro. Grazie a Stefano Graziosi, grazie ai non carognoni, a quelli che si vogliono riscattare dalla condizione di carognone e che quindi prenderanno il libro. Per essere ancora meno carognoni, però, sapete che dovete prendere anche Libero, anzi, soprattutto Libero, in edicola, sul sito liberoquotidiano.it oppure tramite app. Buona giornata. Noi ci ritroviamo domani mattina per le segnalazioni di libri. Vi avevo promesso un terzo saggio politico americano, vi piacerà tantissimo, spero. E invece poi per la lettura dei giornali lunedì, ma da qui ad allora prendete Libero.